Allora, buonasera alle imprenditrici e imprenditori presenti oggi a Cortina. Ringrazio la Presidente Scarzanella e Confartigianato Belluno per l'invito, ma un concomitante evento a Roma non mi ha consentito di essere presente oggi con voi. In questo mio intervento presento un report sulle tendenze dell'economia e le sfide per le imprese nel bellunese, che potete scaricare con questo QR code. Lo lasciamo qualche istante in modo che dalla sala possa essere utilizzato e scaricate le slide, il rapporto che andrò a presentare. Nella prima parte vedremo eh, un, un quadro sulla, sul sistema delle imprese e le tendenze dell'economia bellunese. Eh, questo territorio è un territorio ad alta vocazione artigiana. Per, abbiamo oltre 4.500 imprese artigiane, con incidenza sul totale delle imprese del 31,2%, eh, superiore di 10 punti alla media italiana. Per eh, vocazione artigiana, Belluna è la seconda provincia veneta con uno dei tassi più elevati fra tutti i territori italiani. Alta vocazione artigiana significa anche una diffusa presenza del sistema di micro e piccole imprese che pesano per il 62% dell'occupazione del, eh, totale delle imprese. Eh, L'artigianato dà lavoro a quasi 13.000 addetti con una quota Dell'artigianato dell in termini di lavoro che supera di 6,7 punti la media italiana. Quindi, un, un territorio con, questo, con queste caratteristiche del sistema imprenditoriale naturalmente. Ehm, si, si, si inserisce in un contesto economico eh, che è caratterizzato in quest'estate del 2024 da alcune, eh, da alcune incertezze. Eh, per per quest'anno è, è attesa una ripresa del commercio internazionale, ma questa ripresa appare per il totale Italia in eh, significativo ritardo. Eh, pesano naturalmente i rischi di natura geopolitica legati ai conflitti alle porte dell'Europa e nel Medio Oriente, ehm, il, la, le, le criticità del commercio internazionale naturalmente si riverberano sul, sul sistema manifatturiero e questo naturalmente è molto importante per Belluno perché come, come vedremo successivamente è una delle province italiane con la maggior vocazione alla manifattura. Eh, Dopo il sostegno dato dalle detrazioni fiscali è attesa anche una frenata delle costruzioni che come il nostro rapporto... Sulla montagna, sull'economia della montagna ha evi recentemente evidenziato è uno dei settori di maggior specializzazione dei sistemi economici localizzati in Comuni montani. Dal punto di vista delle politiche abbiamo un'incertezza sulla intensità e velocità di discesa dei tassi da parte della, decisi dalla BCE. E dall'altra parte, sul fronte della politica fiscale, abbiamo un cambio, un cambio di tendenza, da politica fiscale espansiva passiamo a una politica fiscale restrittiva. Eh, sul fronte delle politiche pubbliche abbiamo un grande sostegno dell'economia eh, eh, dagli interventi del PNRR, e quindi la, la loro caduta eh, a terra, la loro messa a terra è fondamentale per sostenere l'economia italiana. In questa era dell'incertezza, in due anni in cui abbiamo visto l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, una crisi inflazionistica, in particolare dei prezzi delle commodities energetiche, la stretta monetaria più forte nella storia dell'euro e una crisi del commercio internazionale, eh, il Veneto e Belluno hanno mostrato una significativa performance in termini di crescita dell'occupazione. Eh, in provincia di Belluno abbiamo avuto una crescita del 4,6%, con alcuni driver eh, di questa crescita del, della domanda di lavoro. Eh, come il più 5,4% delle donne, il più 5,2% dei lavoratori dipendenti e il più 14,9% del comparto della manifattura. Abbiamo avuto anche una crescita di 3,1 punti del tasso di occupazione dei giovani under 35. Uno dei punti di forza, quindi l'abbiamo già visto, questa dinamica eh, del, del lavoro nella manifattura, ecco, come ci, ci mostra questa, questa analisi che eh, evidenzia il ranking delle province italiane per Peso dell'occupazione manifatturiera sul totale dell'economia, vedete che Belluno dopo Vicenza è la seconda provincia in Italia per vocazione manifatturiera. E, e, e naturalmente l'apporto di queste due province, insieme poi vediamo anche con Treviso al settimo posto, porta il Veneto ad essere la prima regione italiana. Eh, in, quest alta, in questo periodo di alta incertezza eh, le, le imprese. Eh, hanno reagito bene sul lato della domanda di lavoro ma ehm, hanno dovuto ehm, subire una pressione sul fronte dei costi molto importante. Eh, nella provincia di Belluno complessivamente circa tre punti di valore aggiunto eh, sono stati erosi dalle tre crisi che abbiamo avuto in questi due anni, quindi la crisi energetica. Il caro dei tassi, il rincaro dei tassi eh, sul, sul credito delle imprese e la scarsità di manodopera. Quindi, nel totale, le imprese bellunesi hanno eh, avuto maggiori costi per 179 milioni di euro. In questa era dell'incertezza. Abbiamo visto grande, alta vocazione manifatturiera, si traduce anche in una eh, importante presenza sui mercati internazionali. Fra il 2021 e il 2023 la provincia di Belluno ha meglio performato con più 24,8% la crescita delle esportazioni rispetto al più 15,3% del Veneto, quindi quasi 10 punti superiore alla media regionale e eh, 5 punti superiore alla media nazionale. Grazie. Vale. Dopo questa buona performance abbiamo visto che siamo in una fase di rallentamento. In questa fase di rallentamento l'export negli ultimi 12 mesi a marzo in Italia scende del 2,7%. Belluno, grazie anche alla buona performance nel 2023, riesce ancora a tenere, però il segnale del primo trimestre del 2024 è un segnale negativo. Un altro driver importantissimo per la provincia e per l'intera regione è quella del turismo. L'alta intensità turistica eh, nei, nei territori del, del Belunese e, e del Veneto ecco, si traducono in una domanda che viene intercettata potenzialmente da eh, oltre 600 imprese artigiane eh, pari al 13,4% eh, dell'artigianato provinciale. Queste imprese danno lavoro ad oltre 1.700 addetti. Abbiamo visto buon andamento al mercato del lavoro, ma la criticità è la difficoltà di reperimento, che è cresciuta in Italia, è più alta rispetto alla media italiana nel Veneto e a Belluno è addirittura eh, superiore di due punti alla media regionale. E questo, come abbiamo visto in precedenza, determina una... Eh, un calo di valore aggiunto per il sistema delle micro e piccole imprese stimato in 71 milioni di euro. Eh, contribuisce alla carenza di manodopera anche il fattore demografico. Come abbiamo presentato. Eh, nei giorni scorsi per confartigianato del Veneto, eh, la, la situazione dal punto di vista demografico, nelle previsioni che l'Istat fa per i prossimi 25 anni, ecco, è indicato un calo della popolazione in età di lavoro, quindi fra 20 e 64 anni di 600.000 persone, con un calo che è in percentuale del 21,1%. Ecco qualora applicassimo questo tasso alla popolazione 20-64 anni della provincia di Belluno avremo un calo della popolazione in età lavorativa nel Bellunese nell'arco di un quarto di secolo di 24.000 abitanti eh, in età lavorativa eh, che è l'equivalente dell'intera occupazione della manifattura del territorio bellunese. Ecco, le sfide sostenibili per le imprese si imperniano sugli investimenti, investimenti che sono essenziali per affrontare la crisi demografica, per affrontare la transizione digitale questa propensione a investire in queste due aree ci dovrebbe consentire di eh, incrementare la produttività e poi altro elemento importante è la transizione green gli investimenti sono essenziali per ridurre le emissioni e naturalmente per aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e come abbiamo visto questa età dell'incertezza che espone le imprese italiane e in particolare anche quelle bellunesi alla volatilità dei prezzi di energia elettrica e gas, ecco, con l'indipendenza eh, attraverso l'energia autoprodotta, pensiamo ai pannelli fotovoltaici sui capannoni manifatturieri, che non hanno impatto sul consumo di suolo ma determinano una riduzione importante. Della, della pressione dei costi eh, sulle imprese. Ecco, il Veneto è la regione leader per quanto riguarda la propensione delle imprese a investimenti nel digitale e eh, è molto alta anche la quota che eh, supera i due terzi, attorno ai due terzi delle imprese per quanto riguarda la provincia di Belluno. Ecco, per la transizione digitale servono anche competenze. Eh, necessarie per eh, poter ehm, applicare in modo produttivo le nuove tecnologie. Ecco, da questo punto di vista, il Veneto mostra con il 58,6% delle entrate, con elevate competenze 4, digitali 4.0, una difficoltà di reperimento di circa 4 punti superiore alla media nazionale. Vado a concludere, ecco, quindi. Eh, la sostenibilità si impernia sugli investimenti, abbiamo visto l'importanza di investimenti privati e altrettanto importanti gli investimenti pubblici. Per un imprenditore di eh, montagna servono mediamente per l'accesso alle infrastrutture di trasporto il 63% di tempo in più. Ecco, per quanto riguarda un eh, imprenditore della provincia di Belluno abbiamo un gap, del, eh, un ulteriore peggioramento rispetto a questa media degli imprenditori di montagna di 6,1 minuti, quindi il 17% in più. Investimenti pubblici per la eh, tutela del, eh, del suolo. Eh, L'Italia nel 2022 è stato il primo paese europeo per perdita da eventi meteorologici e legati al clima e eh, come ci segnala il rapporto Ispra sul dissesto idrogeologico, la provincia di Belluna è una delle otto province maggiormente esposte a eventi franosi fra il 2010 e il 2020. Come ha mostrato il nostro report sulla montagna, ehm, abbiamo avuto una decrescita fino al 2018 molto importante degli investimenti per la lotta al dissesto idrogeologico. Eh, la curva si è invertita a partire dal 2019, abbiamo in questa fase anche il sostegno del PNRR, ma non dobbiamo mollare la presa sul fronte delle politiche, tenendo conto ecco, che una politica fiscale che diventerà restrittiva Potrebbe mettere a rischio proprio le spese per gli investimenti. Gli investimenti sono importanti anche per ehm, tutelare e mantenere le reti idriche che in montagna mostrano una maggior fragilità e, in particolare, come viene evidenziato dai dati dell'Istat, anche una situazione particolarmente critica in provincia di Belluno. Ecco, sugli investimenti privati e pubblici, ecco, impattano sicuramente in termini positivi le Attività per le Olimpiadi invernali, lo studio prodotto da Ca' Foscari. Eh, eh, Sull'economia eh, veneta delle province di Trento e Bolzano ecco, ci indica un impatto significativo eh, di 1,1 eh, miliardi di investimenti, di 1,5 miliardi di valore della produzione e di oltre 800 milioni di prodotto interno lordo, con una generazione di 13.800 posti di lavoro. Quindi, eh, eh, nella logica ecco, del, degli investimenti siamo nel, le, le Olimpiadi ci saranno nell'ultimo anno di attuazione del PNRR, quindi ecco, eh, questo è sicuramente un dato positivo perché questi due, eh, le, le, la messa a terra del PNRR e eh, le Olimpiadi invernali potranno, fa, potranno essere due fattori anticiclici per sostenere l'economia del territorio. Vi ringrazio per l'attenzione e, e ricordo ancora la possibilità di accedere all'intero report. Grazie e buon lavoro.